diciamo che il rapporto con la vicina Svizzera, in particolare col Canton Ticino, è un rapporto assolutamente consolidato nei fatti da sempre e che negli ultimi anni è stato ulteriormente rafforzato sia attraverso la Regione Subrica che con rapporti diretti. Oggi parliamo comunque di turismo, di partecipazione del Canton Ticino allo stand dell'agenzia presso la Fiera di Varese che partirà tra pochi giorni, e quindi questo, diciamo, è un segnale di ulteriore proprio vicinanza e collaborazione col vicino cantone svizzero. Certo che in una situazione, come dire, in evoluzione come quella a cui stiamo assistendo riguardo la questione delle province, è un futuro che diventa sempre più caotico sia a livello europeo che comunque anche a livello italiano e comunque dei nostri territori, è bene essere aperti a qualunque altra soluzione, ed è evidente che negli anni, nel prossimo futuro, un rapporto privilegiato con i territori svizzeri sarà una scelta obbligata. Quindi, al di là di come andranno a finire la questione provincia, al di là del fatto che Varese possa più o meno e riesca a mantenere la propria autonomia istituzionale come provincia, è evidente che a livello di iniziative economiche, di turismo, di imprese, il legame col cantone svizzero sarà sempre più forte. Purtroppo assistiamo a fenomeni, devo dire, veramente pericolosi in prospettiva per il nostro territorio, perché dopo la questione frontalieri, che vabbè, insomma, è consolidata da anni, ma continuano ad aumentare, quindi in realtà continuano ad impoverire il nostro territorio dal punto di vista professionale, c'è questo ulteriore fenomeno degli ultimi anni delle imprese che chiudono in Italia per riaprire in Svizzera. E questa non è una cosa a cui noi possiamo assistere senza fare nulla, quindi è evidente che bisogna cercare sul territorio rapporti sempre più stretti col cantone e nei confronti dello Stato italiano far capire che la nostra provincia ha veramente delle peculiarità particolari e che comunque nel tempo qualcosa che assomigli a una zona franca, a un territorio autonomo, chiamiamola come vogliamo, ma sarà una scelta obbligata, altrimenti veramente schiacciati dalla concorrenza dell'efficienza svizzera da una parte e dalla burocrazia italiana dall'altra parte, per i nostri territori ci potrebbe essere un futuro tutt'altro che rose.